Podcast. Ci sono così tante storie e bufale incredibili che i miti da sfatare potrebbero non andare mai in vacanza. Sì, ok, però noi sì. Ed è per questo che abbiamo selezionato le nostre puntate preferite, nel caso ve le foste perse, per tenervi compagnia in nostra assenza. E allora, come diresti tu, Emi, facciamo un bel excursus. Questa settimana è dedicata ai falsi miti sulla storia. E a tal proposito, sappiate che... Non è vero! Che Nerone incendiò Roma. Allora, i fan del grande Albertone Angela lo sapranno benissimo, anche perché ne ha ampiamente parlato in una puntata di Ulisse andata in onda a settembre del 2023. Addirittura lui la definisce forse la più grande fake news della storia, quindi chi siamo noi per, insomma, non aggiungerla alla nostra di lista di miti da sfatare. Prego, esimio ed Emilio collega, vada. Allora, oggi abbiamo dalla nostra parte due colossi. Abbiamo Alberto Angela e Barbero. Sì. Quindi io mi sento proprio in una botte di ferro a parlare di questa cosa qua. Sì, non possiamo. Cioè, se smentite noi, smentite anche loro, farai questa brutta figura. No. Allora, per chi non lo sapesse, oppure per chi non ricordasse bene la storia, nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 64 d.C., nella zona del Circo Massimo, divampò un gigantesco incendio. Le fiamme andarono avanti per qualcosa come 10 giorni, si propagarono in tutti e 14 quartieri che componevano la Roma imperiale del tempo. Di questi 14, 3 furono completamente distrutti. In 7 furono distrutte oltre 100 domus, mentre solo 4, diciamo, che riuscirono a salvarsi. Quindi, diciamo, in generale un disastro di un certo livello. Certo. Ok, però in tutto ciò Nerone, quindi, che c'entra? Allora, qua la situazione si complica un po', perché entrano in gioco una serie di fattori che, messi tutti insieme nel corso della storia, hanno portato a non avere dubbi sul fatto che fosse stato proprio lui ad appiccare l'incendio, sì, no? Sì, perché adesso come adesso io mi immagino proprio Nerone, cioè ho questa immagine in testa. Con le taniche. Sì. di benzina. Sì, che dove che le ha prese ancora non è. Sì, vabbè. E cioè, mi spiego meglio. Allora, le nostre fonti più complete per quanto riguarda tutto quello che è accaduto nella Roma di quel tempo sono Svetonio, sì, che abbiamo già incontrato più penso volte, almeno una decina di volte in questo podcast, sì. Poi c'è Tacito, sì. E poi ce ne sono anche altri, tipo, beh, Plinio il Vecchio, cioè, ad esempio, con il suo mitico Naturalis Historia, dove praticamente ha creato miti sul tre quarti degli animali presenti. Ci ha dato metà delle puntate che abbiamo fatto in questo posto. Sì, esatto. Ok, però a noi quelli che interessano oggi sono più che altro Svetonio e Tacito. Sì, perché sono più storici, ecco, sì, vanno a ricostruire la storia. Infatti questi due storiografi criticavano fortemente Nerone, perché diciamo che, come tanti altri imperatori, portava avanti una politica un po' autoritaria. Un po'. Piace questa. Spesso con disinteresse verso le questioni di Stato, e lui poi aveva una particolare attenzione alle persecuzioni dei cristiani. Sì, sì. Beh, una cosa che a qualcuno piaceva, come appunto Nerone. Però a qualcuno, o meglio, alla maggior parte non piaceva, come appunto tra questi anche Tacito, Svetonio, eccetera. Però ecco, diciamo, manco a fare così, che me lo accusate poi di aver distrutto praticamente tre quarti di Roma senza prove. Hanno preso la prima cosa grave che era successa e probabilmente gliel'hanno addossata. Infatti per i due storici il responsabile, cioè diciamo, dell'incendio era proprio lui. E il movente qual era? Beh, far ricadere la colpa proprio sui cristiani. Ah, certo, certo. Cosa che fece, tra l'altro, sbaglio. Sì, cosa che fece. Quindi, posso dire che non è che c'erano andati tanto lontani. No, infatti. Allora. Beh, a questo punto va sottolineato però che, come abbiamo già visto anche in altre puntate, sia Svetonio che Tacito, ok, sì, ci hanno dato un sacco di informazioni su Nerone, ne hanno parlato, l'hanno descritto, quello che vuoi, però tutto questo molti anni dopo la sua morte, quindi diciamo non erano contemporanei ai fatti. Che è sempre la solita storia, quando si narra una vicenda molto dopo che è successa, c'è il rischio che sia un po' contaminata da voci di corridoio, tipo, però che si propagano nel corso degli anni e che giustamente per effetto del telefono senza fili diventano sempre più, anche diverse se vogliamo tra di loro. Sì. Ok, ma quindi, sì, no, è stato lui, non è stato lui, è stato il mandante, ma... Chi è stato? Noi con certezza non lo possiamo dire, perché di prove, come dicevo prima, non ce ne sono, okay? Però sappiamo che in quei giorni Nerone non era a Roma, perché era ad Anzio. Okay. Quindi su questo siamo certi. Quello, diciamo, glielo diamo come alibi. Sì. Ok. Poi un'altra cosa, diciamo, che fa strano in tutta questa storia è il fatto che Nerone amava correre con la biga, adorava il Circo Massimo, adorava i suoi palazzi, le sue collezioni d'arte, tutto. Quindi sarebbe stato veramente, cioè, sì, insensato incendiare tutto solo per dare la colpa ai cristiani. Inventati un'altra cosa, cioè. Sì, e poi comunque a lui piaceva Roma. Sì, alla fine. E tra l'altro aveva anche l'alibi, cioè, nel senso, se gli inquirenti gli avessero chiesto ipoteticamente: signor Nerone, lei dove si trovava nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 64 d.C., che poi il calendario a Roma in realtà era più complicato
significato di così, sì. Quindi la domanda sarebbe stata: signor Nerone, dove si trova nella notte dell'ante diem quinto decimo calendas augustas dell'anno 817 a Burbe Condita? Ah, questo sì, sarebbe quel giorno, mi ricordo. E lui si sarebbe tranquillamente scagionato rispondendo: io stavo ad Anzio. E uno potrebbe dire: ma ad Anzio a fare cosa? Da qualche avo di Federico Fashion Style a farsi i capelli? Può essere, ma in realtà molto più probabile lui ad Anzio ci è nato, e quindi che fosse della sua mega villa. Sì, poi era luglio, magari era al mare. Sì, può essere. Beh, ci sono le... c'è la spiaggia, c'è le grotte di Nerone, no? Quindi, certo. Quindi ci può stare. Motivo per cui, che però non si chiamavano così all'epoca, si chiamavano solo grotte, certo, probabilmente. Sì. Motivo per cui, dicevamo, corse subito poi a Roma appena seppe dell'incendio, ma non per godersi lo spettacolo dal punto più alto del Colle Palatino, sì, mentre suonava la lira, esatto, e cantava Come on Baby Light My Fire dei Doors, come poi si è raccontato, forse quest'ultima parte no, però semplicemente è andato lì per organizzare in modo efficiente i soccorsi, addirittura aiutando anche i vigiles per spegnere l'incendio. Tra l'altro qua piccola chicca en passant, tra qualche giorno parleremo di Gabriele D'Annunzio e scopriremo che sarà lui a inventare il nome Vigili del Fuoco, e lui si era ispirato proprio ai vigiles dell'antica Roma, che erano stati un corpo che era stato costituito proprio per aiutare a spegnere gli incendi. Anche perché, tra l'altro, gli incendi a Roma non è che fossero una cosa così rara, cioè praticamente in quel periodo succedeva con ogni imperatore, a parte che tipo dopo 4 anni ci fu una guerra civile che portò a cambiare 4 imperatori nel giro di un anno, e manco fosse un format condotto da Alessandro Borghese. Imperatori, sai, quella cosa. Però che cosa successe? Però non è che prima andasse molto meglio, cioè nel 54, quindi esattamente 10 anni prima questo mega incendio di cui abbiamo parlato, divampò un altro incendio spaventoso nel Campo Marzio, e l'imperatore Claudio, cioè il predecessore di Nerone, fece quello che farebbe un buon imperatore, e cioè diresse personalmente le operazioni di spegnimento e soccorso alla popolazione, esattamente come il nostro povero Nerone. Però allora, Nerone non è che fosse uno stinco di santo, parliamoci chiaro, anzi fu accusato proprio perché poi, come abbiamo detto, fu lui a mettere subito sotto processo i cristiani residenti a Roma, no? Perché lui voleva appunto evitare le dicerie che lo accusassero poi direttamente. Certo. Cioè lui praticamente attaccava per non difendere, però alla fine era proprio Gesù a dire: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Nerone forse diciamo che ha seguito il consiglio un po' troppo alla lettera. Sì, diciamo che se l'è giocata male. Se l'è giocata male, sì. Poteva, però giustamente tutti gli avrebbero dato la colpa, e quindi lui si è difeso in questo modo. Poi giustamente, non giustamente, non lo sappiamo, però noi abbiamo già detto: facciamo l'avvocato del diavolo, l'abbiamo fatto con Napoleone, l'abbiamo fatto con Caligola, lo facciamo anche con Nerone. Ci sta. Beh, quindi noi possiamo dirvi una volta per tutte che non è vero che Nerone incendiò Roma. Sì, che lo fece apposta, tra l'altro, per poi costruire la Domus Aurea, che poi si narrava anche quello. E comunque, per fugare ogni dubbio, 40 anni dopo quell'incendio prese fuoco pure la Domus Aurea, quindi cioè, diciamo che gli antichi romani avevano proprio il vizio, ecco. Sì, c'è un piromane che non hanno mai preso. Questo è il problema. Noi torniamo domani con un altro mito da sfatare. Ciao! Miti da sfatare è un podcast scritto da Emilio Silvestri e Francesco Martinelli, curato da Alessandra Bruno. Ripresa e montaggio Paolo Invernizzi. Supervisione tecnica Gabriele Rosi. Responsabile della produzione Danny Stucchi. Una produzione One Podcast.